Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo alla terza domenica d'Avvento con delle sorelle carissime, dove troviamo ancora la figura di San Giovanni Battista in una domenica tradizionalmente denominata la Domenica della Gioia. Abbiamo sentito l'antifona d'ingresso esortarci con queste parole: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. E il senso appunto di questa domenica è ricordarci che chi incontra realmente il Signore, proprio Lui, attenzione, non le voci o i Suoi rappresentanti o i Suoi ministri, vive veramente la gioia. Io oggi alla presenza del coro ricordo una cosa che gli feci notare il giorno stesso che venne a sermoneta, perché tra i canti che scelsero, lo ricordo molto bene, ce n'era uno che si chiama Vera Gioia di Monsignor Frisina. A parte il mio debole particolare per i canti di Monsignor Frisina, ma questo canto è veramente stupendo, bellissimo, perché se uno ci pensa un po' fa comprendere davvero come l'esperienza della gioia, sapete che la gioia è l'anticipo della beatitudine. Noi non ci pensiamo molto spesso, in paradiso c'è la beatitudine. Beatitudine vuol dire bellezza della felicità, vuol dire che tu stai tanto, talmente tanto bene che non c'è mente umana che possa immaginarselo, neanche lontanamente. È semplicemente inimmaginabile. L'anticipo, il preludio del paradiso è la gioia, rovesciandolo, e il preludio dell'inferno è la tristezza. Chi è triste, chi ha depressione, chi è depresso, chi non è contento, si fa l'anticamera dell'inferno. Avete visto, no? Ci sta il trailer e il film. Allora, la gioia è il trailer del paradiso, la tristezza è il trailer dell'inferno. D'accordo? La gioia, questa domenica ci annuncia, si trova solo se tu hai incontrato il Signore. Allora, c'è una maniera infallibile per capire, guardate che non basta, perdonatemi, non ce l'ho con voi, sto parlando in generale, quindi capite sempre il senso di queste esortazioni che faccio, perché non conosco tutti quanti i cuori e le coscienze che ho davanti, no? Però, generalmente parlando, ringraziate il Signore se siete appartenenti alla categoria dei cosiddetti credenti e praticanti, d'accordo? Perché è una grazia ed è già tanto di questi tempi. Ma essere credente e praticante non significa ipso facto, dicono i latini, che tu abbia incontrato il Signore. Non è fatto vero, perché altrimenti tutti quelli che vanno a messa dovrebbero stare tutti quanti in giro con un sorriso a 32 denti, non perché sono sciocchi, ma perché sono felici, capite? Perché la gioia è una cosa che si vede. Una persona che è gioiosa non crea discordie, non sta a chiacchierare, non si lamenta, non pettegola, non giudica, non sparla, non critica, non dice le parolacce, non dice le bestemmie. Che fa? Capite? Non è che dice, ma io ho sforzato però oggi, ma manco la lingua e la parolaccia, non dico, non ti viene proprio le parolacce. Non le dici più, non si dico. D'accordo? Se tu c'hai questo nel cuore, se le dici, non pensare semplicemente sono cattivo, ancora mi devo convertire. Sì, sei pure cattivo, devi ancora convertire, ma la cosa più profonda è che ancora non c'è dentro di te la gioia del Signore. Non c'è. Allora, ieri sera dicevo, ho un pochino commentato con la parola di Giovanni, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ecco, sapete che siamo, potrebbe essere che sono io, quello che non conosce Gesù. Dice, ma come sto a messa? Tra poco faccio pure la comunione, come conosco Gesù? Sicuro che lo conosci bene. Siamo sicuri, sicuri, sicuri che lo conosciamo bene. Io non sono sicuro di conoscerlo bene. E ogni giorno vi assicuro che faccio quello che posso, ringraziando il Signore, per conoscere Gesù un po' meglio, per servirlo un po' meglio, per amarlo un pochino di più. Perché guardate, per quanto noi lo conoscessimo in questo mondo, qui abbiamo uno splendido quadro nella cappellina di Maria Maddalena, di uno dei più grandi santi, di cui forse poi accennerò qualcosa, che è San Tommaso d'Aquino. Guardate che San Tommaso d'Aquino era una mente che in tutta la storia dell'umanità ce ne sono state poche come la sua, e aveva una conoscenza di Dio. Voi pensate che nel Concilio di Trento la Chiesa, per capire che succede durante la messa e che cos'è l'Eucaristia, allora non c'erano i computer, ma ha preso gli scritti di San Tommaso e ha fatto copia e incolla, dopodiché ci ha messo la firma del Papa sotto, basta. Quindi capite chi è quest'uomo. Lui diceva, sentite bene, sapete qual è la massima forma di conoscenza di Dio che possiamo avere in questa vita? A uno conosce bene. È questa.
Ricorda che per quante cose tu abbia conosciuto, imparato e saputo di Lui, è niente in confronto a ciò che Lui è. Lo diceva San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino, tanto per fare un'altra idea, raccontava con molta umiltà, ma anche con molta semplicità, che lui conosceva la Bibbia, 2950 pagine circa, a memoria. Sapete che significa? Tu gli dicevi, dimmi primo Maccabei, secondo capitolo, versetto 31. Io ho un software dentro il computer che me lo trova. Lui il software ce l'aveva qua dentro. Ti diceva, primo Maccabei 2:31 dice questo. Per tutta la Bibbia. Capite? Quindi uno di questo calico ti dice, guarda, tu pensi di conoscere il disastro, sei sicuro che hai niente confronto a quello che lui è. E poco prima di morire, voleva prendere tutti i libri fortuna che il segretario, Fra Reginaldo si chiamava, l'ha fermato, voleva prendere tutti i libri che ha scritto, voleva dargli a fuoco. Perché dice, tutto questo è paglia, perché aveva avuto un'esperienza mistica, nostro Signore l'aveva rapito e gli aveva fatto vedere e gustare veramente un prego il più stretto del paradiso. Ha detto, tutto quello che ho scritto è niente, è tutta quanta paglia, è tutta muta. Capito? Quindi, conosciamo Gesù. Allora, ci sono i testimoni. Perché la Chiesa ci rimette davanti a San Giovanni Battista? Perché tu per incontrare Gesù devi passare attraverso delle mediazioni. Ma se voi ci pensate, no? Ieri abbiamo fatto il catechismo degli adulti, sembra un po' poco frequentato, pazienza. Allora, ma la Chiesa che cos'è, a che serve? Ieri abbiamo visto questo, lo dice il Concilio Vaticano, la Chiesa serve semplicemente a mettere gli uomini in condizione di incontrare Gesù e basta, cioè tutto il resto è importante, ma viene dopo, capito? Quindi la Chiesa non serve a mandare i frati in missione perché facciano gli ospedali in Uganda, capite bene quello che sto dicendo? Immaginate se uno prendesse la registrazione dell'omelia, cioè Leonardo ha detto che la Chiesa non deve costruire gli ospedali in Africa, non ho detto questo, ma lo scopo principale della Chiesa non è l'ospedale in Uganda, perché io vado a costruire un ospedale in Uganda se ho incontrato nostro Signore Gesù Cristo e lo faccio per amore suo. E da lui ho imparato che se c'è un poveraccio che non ha manco i soldi per farci la cura medica, io spendo la vita e vado a vivere tutta la vita là per curarlo delle malattie, che non è tanto ma è qualcosa, capite? Quindi la mediazione è imprescindibile e quindi nella Chiesa noi troveremo tutte le forme di mediazioni utili a portarci a Gesù. Attenzione però, chi sono i più grandi mediatori tra noi e Gesù? Io raccontavo ieri sera l'esperienza di vita. Oltre alle strutture istituzionali della Chiesa, alla dottrina della Chiesa, al catechismo della Chiesa, al magistero della Chiesa, che sono riferimenti principali, abbiamo i grandi testimoni, no? San Giovanni Battista era un grande testimone. Chi sono i testimoni di Gesù? Gli amici di Gesù, gli amici dello sposo, chi sono? Sono i santi, no? Se tu leggi uno scritto di un santo, se leggi una biografia di un santo, conoscerai molto meglio Gesù, perché lui lo conosceva bene, capito? Ecco. Però qual è il pericolo? Vedete questo, San Giovanni Battista, gli dicono, ma tu chi sei? Che cosa risponde subito? Io non sono il Cristo. Poi dicono ancora, ma tu chi sei? Io non sono il Cristo. C'è questa risposta di bomba, senti, mette subito le mani avanti. Io non sono il Cristo. Io sono colui che ti aiuta ad arrivarci, ma non sono io. Allora, voi sapete che anche nei confronti dei santi e anche nei confronti degli uomini di Dio, io vi assicuro perché lo so per esperienza, anche nei confronti dei preti, ci possono essere delle forme di attaccamento malsano, non pensate a male, d'accordo? Attaccamento malsano vuol dire che tu scambi il ministro con Dio, scambi il rappresentante con il rappresentato, l'attacchi al rappresentante, ti stacchi dal rappresentato. Immaginate i santi che fanno i miracoli, la gente che fa, ha fatto un miracolo, i santi non fanno miracoli, i santi non fanno i miracoli, no, i santi non li fanno i miracoli. Perché la Chiesa prima di dichiarare un santo accetta un miracolo, sapete? Perché mica per dire grande il santo ha fatto un miracolo, no? L'accertamento sul santo viene fatto se ha praticato le virtù oppure no, e questa è condizione per diventare santo. Il miracolo cosa significa? Che su quella santità ci ha messo la firma nostro Signore, perché i miracoli fa Dio, non li fanno i santi. Allora, se Sant'Antonio da Padova, sapete quanti morti ha risuscitato Sant'Antonio da Padova? Noi benediciamo il pane di Sant'Antonio il 13 giugno per un miracolo di risurrezione, d'accordo? Perché Sant'Antonio risuscitò
e la figlia della donna che si era bagnata, che era morta, che era cascata dentro una dinozza d'acqua, e quello ha promesso: dato che tu me l'hai risuscitata, io ogni anno regalerò ai poveri tanto pane quanto pesa sta ragazzina. La sapevate questa storia? Questo è il padre Sant'Antonio, il 13 giugno. Ma immaginate Sant'Antonio risuscita a sto morto, di Sant'Antonio, 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 che è Sant'Antonio? Sant'Antonio non risuscita nessun morto dalla tomba. È il Signore che gli ha permesso di fare quel gesto, capite? Questo vale per tutti. Allora, che tipo di rapporto devo avere io con i mediatori? Il rapporto di mediazione. E devo controllare, attenzione, che questi siano voci. La domenica scorsa l'ho già fatta l'omelia. La voce, non è importante la voce, è importante quello che la voce la smette, cioè è importante le parole che passano attraverso la voce. Perché Giovanni si definisce voce? Perché lui parlava a nome di un altro. Allora, e questo dire anche a voi, dice, a che serve la Chiesa? A portare gli uomini a Gesù Cristo. Vediamo, ci abbiamo fatto una riunione con i preti un po' di tempo fa, è venuto un pastoralista che diceva il rapporto delle comunità parrocchiali di oggi, non parlo con il sacerdote. Domanda conoscitiva, cosa si aspettano oggi i fedeli dal sacerdote? Chiedete voi. D'accordo, qui oggi c'è Don Leonardo, l'altro ieri c'era Don Giuseppe, tra qualche anno ci sarà Don, non so come si chiama, ma ci sarà qualche altro donna, d'accordo? Perché se non altro morirò, se ci dovessi rimanere 50 anni, insomma, qua, quindi ci sarà qualche altro donna. Tu dal tuo dono che cosa ti aspetti, che cosa desideri, che vuoi? Ci sono molte cose, io voglio che stia in mezzo alla gente, io voglio che faccia tante feste, d'accordo? Io voglio che preghi, io voglio che si predichi bene, voglio che faccia la messa corta, voglio che faccia la messa lunga, voglio che stia in confessionale, voglio che giri per la città, voglio che vada a tutti gli eventi, a tutte le sacre. Che sono? D'accordo? Pensateci, che cosa ti aspetti dal tuo don? D'accordo? Sia che sia moneta, sia che ospite, sia che di passaggio, che ti aspetti dal tuo don? D'accordo? Il don è un altro San Giovanni Battista, secondo il Vangelo. Deve essere voce, uno che ti mette in contatto con Gesù e basta. Il resto, che è bello, che è brutto, che è simpatico, che è antipatico, che sta in mezzo alla gente, che sta chiuso dentro casa, che fa questo, che fa quell'altro, sì, possono essere degli aspetti marginali. Non avvenga mai, come spesso avviene, che uno si attacca all'aspetto marginale e perde la sostanza. Vi assicuro che accade, non lo dico tanto per esperienza personale, lo dico anche per esperienza di altri confratelli. Magari uno ha un carattere un pochino chiuso, sta un pochino timido, cose che oggi insomma creano difficoltà, perché è molto importante l'aspetto della socializzazione, dello stare in mezzo alle persone. Magari questo è un sant'uomo, capito? Cioè è una persona di un grande carico spirituale, non fila nessuno perché è timido, non è, capite? Si perde il contatto con l'essenza e ci si polarizza sulle cose non essenziali. Un'ultima cosa a proposito della gioia, rimetto alla seconda lettura. Ci vorrebbero tre omelie per la seconda lettura, quindi faccio un riferimento e San Paolo mi perdonerà. Ma le prime tre righe, guardate, questo è proprio il distintivo di chi ha incontrato Gesù. Dice, fratelli, state sempre lieti, attenzione, sempre lieti. Oh, ma sempre, Per cui se io non stessi sempre lieto, se una volta mi incontrate in giro e c'è un muso lungo, non ha un muso lungo, che è successo? Non si può avere un muso lungo. State sempre lieti. Uno, pregate incessantemente. E qui non è che devo fare una ringa. I romani dicevano che ci c'era un uomo suono. Ho sentito dire ogni tanto che il parroco prega un po' troppo. Guarda che c'è. Pregate incessantemente, non troppo. Capite? Non è che uno sta sempre a pregare, significa che tutta la nostra vita, tutto quello che facciamo, si trasforma in preghiera, è sempre fatta in comunione con Gesù per la sua gloria e per il bene del prossimo. Ancora, in ogni cosa rendete grazie. Cioè dite grazie a Dio e agli uomini. Dite grazie al contrario di lamentarsi, no? Quando te lamenti tutte le cose, guarda che tu te la stai prendendo con il Padre Eterno, perché il Padre Eterno governa la storia. Tu sempre di questo e questo e quest'altro. Sto poraccio del Padre Eterno, dico io, mi perdoni se scherzo un pochino. Non ne fa una dritta? Avrà fatto qualcosa di buono nella vita tua, quindi devi dire. Io tra poco dirò alla seconda. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, giusto? In alto, i nostri cuori. Che cosa dico poi? È veramente, diamo grazie al Signore nostro Dio, dico, voi che rispondete. E cosa? Buono, giusto? Giusto?
ma lo fanno poi. E io dico, sì, sia veramente una cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, da dove viene, e in ogni luogo a te Signore Padre Santo. Ma lo facciamo. La vita di una persona in controllo sono grazie continue, anche nei confronti del prossimo. Ma stiamo sempre a vedere i venti. Vanno via. Guarda tutte le cose buone che ti fa il prossimo, digli grazie. Questo vale anche tra marito e moglie, quindi intanto chi ha mia sposa dico, quante volte hai detto grazie a tuo marito? E quante volte hai detto grazie a tua moglie? Ma guarda, lei dice, tu devi dire grazie. E non dico niente per scontato, capito? Dice, non è che devi dire quanto mezza parte dell'obbligo solo, manco tutto. No, devi dire grazie, devi stare in quest'ottica di gratuità. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Quindi Dio cosa vuole? Ricorda, perché stai sempre a lì, come diceva Giovanni Bosco, che preghi incessantemente, cioè che tutta la tua vita sia preghiera anche quando non stai materialmente pregando, e che in ogni cosa rendi grazie a lui e al prossimo. Bello, eh? Questo è possibile a chi ha incontrato veramente Gesù. Il Salmo responsoriale, se avete fatto caso, poi canteremo questo, è magnifico. È il canto di lode della Madonna che stava vivendo in atteggiamento incessante di grazia. Anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché grandi cose ha fatto il mio onnipotente. Quello che ha vissuto la Madonna possiamo dire tutti noi, nella misura in cui ci apriamo all'incontro con il Signore, ascoltiamo i suoi testimoni e facciamo veramente un santo Natale, che è un nuovo incontro del nostro cuore con il nostro Signore Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria. Thank you.